qui con Nando Gazzolo, uno dei più grandi doppiatori italiani e probabilmente il più versatile. Nando Gazzolo ha infatti doppiato tantissime star hollywoodiane, da Clint Eastwood a Yul Brynner a David Niven, ma il motivo per cui siamo qui oggi è che Nando Gazzolo ha interpretato il ruolo di Sherlock Holmes. Nel 1968, infatti, ci sono stati due sceneggiati Rai, uno sulla Valle della Paura e l'altro sul Mastino dei Baskerville, che fu intitolato L'ultimo dei Baskerville. E in quel caso Nando Gazzolo non solo diede la voce, ma recitò proprio come attore nel film. Ed è stato il primo italiano a recitare Sherlock Holmes e anche l'unico, perché fino ad oggi nessun Nessuno ci altro ha provato, no? italiano. Esatto. Allora, gli vorrei chiedere che cosa ricorda di quell'esperienza. L'esperienza è stata bellissima, ma più che per aver scoperto Sherlock Holmes, perché in realtà io lo conoscevo di fama, ma non avevo letto neppure un libro. Quindi per me la lettura è stata affascinante, bellissima. E poi capitare proprio in Inghilterra nei luoghi di Sherlock Holmes, beh, è stato emozionante, molto, molto emozionante. Io sono stato molto felice di farlo, anche se io non sono affatto Sherlock Holmes caratterialmente, perché il motto di Sherlock Holmes è osservare, concatenare, dedurre, dedurre, no? Osservare, concatenare. Io non sono un bravo osservatore perché sono molto distratto, quindi non, sono il contrario. Concatenare, quindi non posso nemmeno concatenare, nemmeno dedurre, perché se non osservo tutto il resto non funziona più. Invece lui è un personaggio meraviglioso perché c'è questa intelligenza superiore alla media che lo rende così affascinante, no? E mi piace essere in certi momenti come Sherlock Holmes. Mi è piaciuto, no? Non mi piace adesso, mi è piaciuto essere come Sherlock Holmes perché questa intelligenza superiore che io non ho, intelligenza normale, invece sentirmi così importante con un'intelligenza veramente superiore alla media, no? Se no non riuscirebbe a risolvere certi casi, no? Lui li risolve perché ha un'intelligenza superiore alla media. E io mi sentivo così importante anch'io, ah, come sono intelligente! Ricorda qualcosa della sua esperienza quando ha girato il Mastino dei Baskerville in Inghilterra? Come sono stati gli inglesi? Com'era il paesaggio? Ricorda qualcosa? Noi non eravamo nell'East England, adesso i nomi delle località non me li ricordo, e quindi c'era una vicinanza con gli inglesi, diciamo, del mare, della campagna, non della grande città. Questo forse è stato ancora più bello, perché abbiamo conosciuto gli inglesi con una simpatia enorme, avevano simpatia per noi. Erano contenti che facevamo Sherlock Holmes, ci hanno invitato spesso a bere il tè con loro. C'è stato un rapporto con gli inglesi, molto bello. Senta, altre cose che ricorda di questo Mastino dei Baskerville, oppure del suo rapporto con Watson, per esempio, l'attore che impersonava Watson. Avete lavorato insieme poi altre volte o no? No, era stata un'esperienza molto bella perché lui è riuscito a dare al personaggio un'intelligenza e quindi era un collaboratore di Sì. Sherlock Holmes. Non era, invece tante volte lo si vede come un po' passivo, uno che purtroppo non è intelligente, se non ci fosse Sherlock Holmes non avrebbe capito niente. Invece no, lui l'ha fatto intelligente, cioè non come il suo grande amico, ma intelligente comunque. E Sì. quindi il rapporto era più bello perché era uno scambio di intelligenze, dove Sherlock ovviamente andava sempre oltre, però Certo, era ma più erano là. tutti e due molto ironici, ecco, mi ricordo questa ironia che contraddistingueva. Sì, guai se non c'è l'ironia. Sì. A me colpì molto, andammo in un punto dove c'era il mare. Il mare era, abituati al mare italico, era nero il mare quasi, no? Piombo, color piombo. Andavo con l'impermeabile, tutto chiuso, tutto coperto, e gli inglesi stavano a fare il bagno in questo orrore, perché era proprio Sì, brutto. sì, sì. Loro tranquilli stavano lì a fare il bagno, io avevo l'impermeabile, stavo tutto così che li guardavo con stupefatto. Ma sono simpatici però, a me piacciono molto, Storia. sì, 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 moltissimo. sì. Sì. Secondo me, ecco, forse è il senso dell'umorismo che hanno, che è acutissimo, e questa è una ricchezza. Perché ti dà sempre la possibilità di
di superare i momenti d'angoscia col columbismo. C'è stato qualche inglese che pensava che Sherlock Holmes fosse veramente esistito? Molti inglesi credo che siano convinti che sia esistito, che in un certo senso l'autore si sia ispirato a un personaggio veramente esistito. E questo li salva, nel senso che se no sarebbe molto sciocco pensare che è esistito davvero. Però il fatto che l'autore si è ispirato a un personaggio in parte vero, in parte autentico, beh, questo è possibilissimo. E quindi gli inglesi sono fermamente convinti che insomma, Sherlock sia esistito. Magari aveva un altro nome, ma è esistito. Cioè Esistito. l'autore non si è ispirato al nulla, si è Certo. ispirato a qualcosa che esisteva veramente. E forse è possibile questo. Quelle persone che mi portarono lì, Sì. credo che fossero proprio innamorati pazzi proprio del personaggio di Sì. Sherlock Holmes. Sì, loro sono proprio, c'è questa Sì, lo, sì, associazione, sì, sì, sì. sì. Quando io l'ho detto anche con la vostra presenza, ho detto, ma io no, no, non sono, perché Sì. sono molto distratto, quindi non riesco a entrare nel personaggio come pensate voi. Lo faccio perché sono un attore, anzi per me è bello che un attore faccia anche un personaggio che non gli assomiglia, ma riesce Certo, a farlo in modo certo, convincente, no? certo. Anche se poi in realtà non è proprio così. Però L'attore un sulla po' deve scena, no? Noi nella entrare. vita portiamo una maschera, tutti portiamo una maschera, è una finzione totale, siamo finti fino a. Perché se no non ci sarebbe il rapporto. Il Sì, rapporto è vero. funziona perché fingiamo, perché abbiamo la maschera, se te l'abbiamo diventiamo tutta un'altra persona, diventiamo i veri, diventiamo veri e noi non vogliamo essere veri, abbiamo bisogno di questa maschera che ci illude. O illude gli altri di essere migliori, forse, non lo so, credo che sia così. L'attore se lo leva la maschera invece. Quando io vado in scena, forse la maschera la porto come tutti, come vado in scena e mi metto a interpretare un personaggio, io la maschera la levo. È proprio il contrario, uno pensa che l'attore la maschera se la mette, no, è proprio il momento in cui se la leva, perché attraverso il personaggio dice il vero ed è vero in quel momento lì. Ed è bellissimo questo momento, è un momento veramente magico. Rimane però il mio amore per Shakespeare, rimane assoluto. Come si fa a non amare questo Dio? È un Dio. È un dio, sì. Non è un Dio? Sì, ma cominciano tutti e due per SH, Sherlock e Shakespeare vedono le C'è stesse una cosa iniziali. che mi colpisce in Shakespeare proprio nell'essere o non essere famoso, no? A un certo momento dice, a un certo momento di questo monologo divino, c'è un certo momento in cui dice: chi sopporterebbe le frustate e gli scherni del tempo, le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi, le fitte dell'amore disprezzato, le lungaggini della legge, l'arroganza dei burocrati e i calci che i giusti e i mansueti ricevono dagli indegni? I giusti e i mansueti ricevono i calci dagli indegni, è ancora valido. Continua a essere valido. E questo l'ha detto William, il mio amico William. Grandioso.